La voglia di comunicare e valorizzare il territorio della Romagna, di raccontare e presentare i saperi e il sapore del territorio, di comunicare proprio uno stile di vita sano, autentico, genuino attraverso le storie e i racconti delle tradizioni. E questo è il tema che fa da sfondo all'interessante libro dal titolo Un anno in Romagna, scritto da Nicola Poggi, Cristina Casadegia, Luca Camporesi, edito da Tommasi Editore. Allora abbiamo raggiunto telefonicamente uno degli autori, Nicola Poggi. Una mia Romagna innanzitutto nasce da proprio un sogno, da una ricerca di voler comunicare e valorizzare meglio quello che è il nostro territorio, quindi la Romagna, e da una bella e spiccata visione di condividere la nostra storia, quindi l'identità del territorio, che ha sicuramente molta forza e molta potenza, però magari soprattutto all'estero o comunque fuori ai nostri confini viene difficilmente percepita e soprattutto vissuta. E quindi questa necessità nasce da me, mi occupo di branding, quindi di creazione, di sviluppo e di vendita di marchi aziendali prevalentemente legati al cibo e al vino, quindi all'agroalimentare, da Cristina Casadei che è un interior designer e da Gianluca Nastalina Camporesi, un bravissimo fotografo. Quindi insomma in tre ci siamo poi subito immersi nel racconto di questo territorio che è diviso nelle quattro stagioni, prevalentemente a livello visivo, con un codice cromatico, perché ogni stagione ha una palette colore che è a sua volta poi declinata in cibi del territorio, in itinerari e quindi in racconti che vanno dalle foreste casentinesi alla spiaggia in Bassona fino ai nostri borghi medievali ai borghi, chiaramente alle città, parliamo di Forlì, Cesena e dei bellissimi territori che abbiamo, all'interno di casa e infine alla materia e quindi insomma un po' ai tessuti. Quindi sicuramente abbiamo cercato di trasmettere, valorizzare e allo stesso tempo anche di comunicare uno stile di vita, ma direi in principal modo quello che sono poi i sapori e i saperi del territorio. Dunque abbiamo ben capito che i boschi e i campi della nostra bella Romagna sono pieni di cose buone e sane, che la nostra esperta Alessandra Lavaioli ci spiega proprio in questo servizio, ovvero come fare a raccoglierle e a cucinarle, dall'ortica alla cicoria, dagli strigoli alle rosole di campo, si può fare una vera e propria spesa nel bosco e anche in campagna, incoraggiando la pratica del foraging. Leggendo il libro Un anno in Romagna, scritto da Nicole Poggi, e sono riuscita così a ricordare, no, un'abitudine che in Romagna è ancora molto usata, un'abitudine contadina, che è quella di raccogliere le erbe di campo. Questa abitudine consente di prepararsi veramente saporitissimi, buonissimi piatti legati alla tradizione gastronomica romagnola, con niente, chiaramente, perché le erbe di campo si raccolgono nei fossi, si raccolgono, sono di tutti. Questa abitudine a raccogliere le erbe di campo, che è una tradizione proprio contadina, molto molto usata in Romagna, ma penso anche in altre regioni, è diventata una moda delle grandi città del nord, facciamo alla milanese, no? Come gli occhi verticali, c'è il cosiddetto foraging, che vuol dire appunto foraggiarsi di erbe di campo per poi cucinarle. Tra le erbe di campo che adesso si trovano veramente in grande quantità e che sono da raccogliere naturalmente in un ambiente pulito, lontano da strade, eccetera, sono le rosole di campo, che sono le foglie alla base dei papaveri. Le rosole cotte sono ricchissime di, per esempio, di ferro e molto buone in mix di erbe cotte, insieme anche per esempio alla cicoria vera, quindi cicoria selvatica. C'è l'ortica nelle nostre terre, in Emilia e in Romagna, viene utilizzata addirittura per fare le tagliatelle, e il radicchio selvatico viene raccolto e non cucinato ma lavato e mangiato in insalata insieme alla rucola selvatica, con un sapore straordinario.